Stiamo monitorando da sempre la situazione nei nostri pronti soccorsi, ma non solo, anche attraverso la rete dei medici di famiglia. Il picco dell'influenza sta raggiungendo il culmine, così ci dicono gli uffici della sanità che tengono costantemente sotto controllo la situazione. È per questo che oggi l'assessore Viale e il direttore Elisa Locatelli hanno voluto fare il punto con tutti i professionisti interessati a questa emergenza che è di fatto nel comune sentire una duplice emergenza, anche se in realtà l'unica emergenza vera è quella del picco influenzale, soprattutto, voglio dire, in una regione che ha una popolazione anziana molto, molto importante, perché esiste anche il tema della meningite che a voi non sfugge da un punto di vista giornalistico, ma che in Regione Liguria non ha mai avuto momenti di reale allarme in nessun senso, sia dal punto di vista delle scorte di vaccini, sia dal punto di vista della casistica, sia dal punto di vista della approccio in generale del sistema sanitario, però entrambi i due fattori che creano un momento di inquietudine nell'opinione pubblica ha portato a un sovraffollamento delle nostre strutture ospedaliere, su questo non c'è dubbio, per cui oggi siamo corsi ai ripari con accordi che poi vi illustrerà l'assessore con i medici di famiglia, convocando i primari dei pronti soccorsi, i direttori generali delle ASL, in modo tale da poter dare una risposta il più possibile puntuale ed efficace già nelle prossime ore in vista di un picco ulteriore che potrebbe crescere nel weekend dell'Epifania. Dopodiché speriamo che anche il virus molli la presa e quindi si torni poi alla normalità e quindi tutti i programmi che abbiamo di ristrutturazione del sistema sanitario nel suo complesso senza essere pressati da un'emergenza come questa.